sbagliate da questi amici che avete alle mie spalle, ai quali avete già fatto le fotografie, in cui non avete declinato le proprie generalità, capito? Usate declinato le proprie generalità, perché siccome abbiamo anche un superficiale grado di carabinieri di vista, usiamo la terminologia esatta, al di là delle parole. Dunque, voi eravate presenti, faccio una premessa, e mi rivolgo ai giornalisti. Voi eravate presenti quando nel mese di dicembre è sottoscritto come assessore provinciale e assessore, direi, con un assessorato più importante della provincia, che era l'assessorato ai lavori pubblici e l'assessorato ai trasporti, decise di dimettersi e voi mi rendeste gli onori delle armi, come si suol dire, interpretando quello che era stato il mio travaglio, quello che era stato il mio percorso e evidenziando che io me ne andavo perché non condividevo alcune scelte o, per meglio dire, non riuscivo a fare intendere che si dovevano fare, secondo me, scelte diverse su una determinata linea. E con coerenza e serietà il sottoscritto si dimise da assessore, dimostrando ancora una volta, qualora ve ne fosse bisogno, perché gli amici giornalisti, magari gli amici di Dolcedo mi conoscono poco, ma gli amici giornalisti mi conoscono da molto più tempo, a dimostrazione ancora una volta che il sottoscritto non fa la corsa alle sedi, anzi, fa la corsa all'impegno, che è una cosa diversa, ma se poi bisogna fare un passo indietro, non ci pensa due volte a fare questo. Ho fatto questa premessa perché è molto importante, perché già una gentile signora stamattina mi chiedeva, mi domandava, ma perché Dolcedo, come mai lei da Imperia viene a Dolcedo? E cercherò di spiegarmi, mi ha fatto piacere questa domanda, perché mi dà motivo e modo anche di spiegare. Io ho una grande amicizia che rimane tale a prescindere da quello che può significare poi elettoralmente, ma io ho una grande amicizia da una vita col sindaco uscente, che è Gandolfo Piergiorgio. Con Piergiorgio ho condiviso tanti anni di lavoro, tanti anni di impegno diverso, ero già molto amico col papà, ho avuto l'onore di commemorarlo quando fu inaugurato lo sferisterio, c'è un'amicizia di tanti anni. E conoscevo anche, avendo fatto l'assessore provinciale, io sono stato 14 anni in provincia, per 13 anni ho fatto l'assessore, ricoprendo i più svariati incarichi, conoscevo anche le problematiche di Dolcedo, perché le conoscevo